direttamente dalla Sicilia da pochi minuti. Accomodatevi. Prego. Che emozione! Ditelo a me, caspita, mi vedevo là dentro. Ma senti, la mystery non ce l'abbiamo. La qua. Mystery, no, la mystery non ci ho pensato, mi trovo molto elegante. Ho capito, e bene. Ci siamo un po' affittati. Vi siete messi milanesi, su bene. Da, raccontiamo la verità, che io non sapevo che Ivan era in circolazione, no? Quindi avevo invitato voi, che so gravitare su Milano, Maurizio vicino. Poi oggi Ivan su Twitter ha mandato un messaggio dicendo: ah, che bello! E io ho detto: sarebbe, vieni! Sarebbe bello, sì. Infatti. A che ora hai preso l'aereo? Ho preso l'aereo alle 3:30 del pomeriggio. Quindi l'aereo, scusami. Mi sono messa in macchina, perché poi, come sai, in Sicilia i trasporti funzionano benissimo, quindi non c'è autostrada. Ma adesso Ragusa, che ci sono il Movimento 5 Stelle, funzionerà benissimo, no? Speriamo. Ci vorrà un po' di tempo, magari, però. Dicono che Crogetta ci vale d'accordo, speriamo sia una strada percorribile, almeno quindi, fanno le quindi strade. Insomma alle 3:30 ti sei messo in macchina e sei arrivato, sì, a Milano. Sì, per le vicissitudini ce l'ho fatta, volo e eccomi qua. Vabbè ragazzi, come state? Maurizio, ti sei ripreso? È abbastanza, è praticamente 7 mesi che guardo il muro della mia stanza così, però. No, perché Masterchef viene registrato in estate, sì. Quindi voi poi dovete vivere come dei reclusi, sì, senza dire a nessuno niente. Quello che è successo, ma come si fa? Ma ci fai l'abitudine a un certo punto. Cioè, ma intanto la cosa, quando inizia il programma, la gente inizia a chiederti, no? Ma chi esce la prossima puntata? Prima no, cioè da cos'era, fine luglio fino a quando poi l'ha messo in onda. Sei sicuro di essere messi bene? Perché Maurizio non lo vedo. Ma è che Paola è 202. Io sono... È 202 Paola praticamente. Dovevate darmi lo sgabello basso. Esatto. Io scompaio. E quindi insomma... Non potevate dire niente a nessuno, non potevamo, però tra dire di voi niente. Commentavate. Beh, tra di noi era un commento continuo. Poi lo sfogo continuo. Principale verso i familiari, ai quali chiaramente dici praticamente tutto. E loro non vanno a dirlo in giro. No, adesso lo posso devono dire, dirlo in giro però... per il nostro bene soprattutto. Però mio figlio l'ha detto a tutti all'asilo. Io gliel'avevo detto, mi spiaceva non dirglielo, però cioè, mio figlio andava all'asilo e diceva vinto l'avvocato. Ma non è trapelato dall'asilo, non è trapelato. Molto discreti nel tuo asilo, meno male. No, comincerei da Maurizio perché sei il finalista. So, giovedì scorso abbiamo visto. Piangere, sudare, soffrire, E non farcela. Non ce l'hai fatta. Non ce l'ho fatta, mi ha asfaltato. Cioè hai fatto proprio anche un po' qualche schifezza. Ho fatto un po' un mappassone, diciamo, sì. Un piccolo mappassone. Come mai? Ho sbagliato la panna cotta, diciamo, e praticamente questa panna cotta mi è costata 100.000 euro, quindi... Ma perché ti sei emozionato? Sì, per la prima volta mi sono emozionato, cioè sentivo veramente il peso di questa grande responsabilità che era quella di vincere. Poi avevo tutti quelli dello studio che erano venuti tutta la mattina a dirmi: ti prego Maurizio, vinci, fallo per noi. Facevano il tifo per te? Facevano il tifo per me, mi offrivano il caffè e all'80° caffè io ero un po' agitatino, diciamo. Sì. No, farei vedere un pezzetto, adesso ne ho uno di voi tre, perché davvero Ivan l'abbiamo imbarcato oggi, ma dopo c'è anche il tuo, Ivan, che l'abbiamo finito di montare 10 minuti fa. Però per ricordare com'è andata questa edizione, i vostri rapporti con i giudici, manderei un pezzettino di Marika, Paola e Maurizio. Tu mangiasti questo, Paola? Una clava, sembra. Non te l'ha mai detto nessuno che esiste il sale? Sì, no, forse magari un pizzico mancava. Magari. Secondo me non ci stanno male. Non ci stanno male? No. Fa c***o. Addirittura. Come al solito, tu hai dato il minimo. Forse ci voleva un po' meno forma e un po' più di concretezza. Sembra un po' povero. Hai un raviolo triste. Sì. Misero. Eccola Paola che grande, non hai visto. Guarda come tira. Sembra un'altra Paola. Non posso deluderla sempre, Chef Cracco. Aspetterei a dirlo, Tu sei però... più brava? No. Non sei non mi più per... intelligente? No. Più bella? No. Ma forse diverse... quello sì. Non sa di niente. Il rognone ha un sapore di piscio. Non riesci mai a chiudere un piatto? Manca sempre qualcosa.
Tu sei aria fritta. Addirittura? Sì. Grazie. Questa roba è una perversione intellettuale di chef maschi. Nessuna femmina al mondo sarebbe a fare un tale casino per un... Tu sei stata la prima a uscire, non a caso, Paola. Di loro, sì. Beh, secondo te davvero c'era del maschilismo nei giudici? Ma sicuramente negli chef sì, perché comunque la cucina di un ristorante è un ambiente ancora maschilista, dopo tutto. E perché? Ma io, guarda, non conosco bene l'ambiente delle cucine dei ristoranti, perché come si evince non ci ho mai lavorato e quindi io cucino a casa mia dove non siamo maschilisti, quindi di solito mi trovo bene. È un lavoro un po' per uomini, vuoi per gli orari, magari per la durezza fisica del lavoro, quindi finisce che si trovano lì tutti fra loro uomini, poi sono bravi, diventano delle piccole star e si sentono contenti così. Però ha vinto una donna. Ha vinto una donna, sì, ha vinto una donna. E sei donna. Contenta che abbia vinto una donna? Ma io non sono contenta che abbia vinto l'avvocato, per cui a me... Sono talmente poco maschilista che non mi interessa se è un uomo o una donna. Cioè, non so come dirti, è uguale. Io volevo che vincesse Mauri. E quindi... Perché è amico tuo? Perché è amico mio, certo. E quindi... bravo. E poi perché è bravo, vabbè, sicuramente. Ma bravo, cioè, è brava anche lei, non è che... Non era per quello, perché chiaramente uno tifa una squadra, non è che un'altra non è brava. Però tu tifi quella... Che vuoi, cioè io tifo l'Inter per esempio, forse non devo dire. Hanno detto voce. Che qualcuno ha detto che Tiziana è come la Juventus, criticata ma vince. Beh sì, è criticata sicuramente molto e sicuramente ha vinto, quindi non lo so come la Juventus in che senso, perché poi può essere... Ah, tu dici controverso. Sai che c'è un caso spinosissimo. Dai Maurizio, tu che hai perso la Tiziana, perché ha vinto lei? Ma Tiziana è determinatissima, cioè ha una continuità incredibile, una forza d'animo quasi indistruttibile, è un panzer. Io sono un po' più fantasioso e alterno dei momenti. Oggi Cracco che... su Vanity Fair ti ha dato del paraculo. Infatti sto dicendo una cosa paraculo, forse. No, a me, Dare, ti dico la verità, l'ho visto anche entrando qui, mi dispiace per... tutte le persone che veramente ci credevano. Mi sono arrivati un sacco di messaggi, soprattutto dei bambini che non sono andati a scuola il venerdì dopo perché piangevano. Perché tu hai perso. Perché io ho perso. Veramente. E... Ma non è che avete fatto un po' di mobbing voi nei confronti dell'avvocato? Scusa, perché io, io l'ho invitata, Tiziana, però lei mi ha detto se c'eravate voi preferiva non venire. Quindi, e ci sarà un problema suo. No, non è che l'avete un po' esclusa, voi avete fatto gruppo e l'avete tenuta fuori. Sì, assolutamente esclusa. Io mi sono sempre anche confrontato con lei e anzi spezzo un... Cioè voglio dire una cosa importante, di evitare tutti gli insulti, queste cose che non fanno bene al personaggio che ha vinto e so che a lei danno molto fastidio. Certo. Quindi cercate per favore, evitateli un po'... perché no, fanno male a tutti. No, è il destino dei bravi, però scusate, cioè chi vince ha sempre poi quelli che dicono quindi è anche comprensibile che ci sia animosità in chi ha perso. Ma assolutamente. Però con Loyal Gate è un caso a parte. Vabbè, però dai, Loyal Gate, è vero, ha aggiunto un po' d'olio, ma non è che fosse questa cosa, sarebbe stato uguale il piatto. Sarebbe stato uguale, ma è stato percepito invece come una grandissima scorrettezza. È vero che noi non avevamo un regolamento interno, cioè il gioco, ma il programma è un gioco e non prevede un regolamento preciso, però è un gesto scorretto verso gli altri. Fatto sta che nessuno di noi l'ha mai fatto un gesto del genere. Perché aggiungere l'olio? Il tempo era uguale per tutti. No, poi l'avremmo dovuto fare tutti. Mi viene in mente nella famosa intervista di Cracco di oggi, di te, Marika, dice che è un miracolo se sei arrivata dove sei arrivata. E beh, io... Voi che rapporto avevate? Lui mi ignorava totalmente. Al di là delle telecamere, anche se c'era qualche momento magari di relazione diretta e me lo trovavo di fronte, lui mi ignorava totalmente, non mi guardava nemmeno negli occhi. Ma non è un buon tempone come noi, Cracco, insomma. Quindi... probabilmente è concentrato nel suo lavoro. E nel suo ruolo, che è quello. È un grandissimo chef sotto ogni punto di vista. Io credo che lui giochi anche un po'
su questo suo aspetto, tra l'altro anche dichiarato su Vanity Fair nell'intervista di cui parlavi, quindi gioca sicuramente su questo aspetto. Ha parlato bene solo di Ivan. Sì, beh, però No, ha detto che sei il vincitore morale. Vincitore morale, però. Che sei l'unico che assumerebbe nella sua cucina. Ha detto anche che non sai congiuntivi. Però sono laureato, guarda caso, però magari. Come titoli magari ne so più di lui. No, oggi era simpatico, crack. Cioè, non so quando ha fatto l'intervista, ma quel giorno lì gli deve essere venuto qualcosa. Beh, insomma, magari aveva qualche disturbo, perché non lo so. A parte tutto, grande piacere nel leggere quello che ha detto Chef Cracco, perché comunque, dai, dopo questa esperienza Masterchef vuol dire che qualcosa ho lasciato anche in un personaggio, ma sarebbe meglio dire persona così dura come lui. E quindi... Anzi, facciamo vedere anche il pezzetto su Ivan, che abbiamo finito di montare 20 minuti fa. Tu eri uno che gli scorfani li acchiappavi da piccolo. Hai fatto una cosa geniale, che è il pancotto. Tu stai crescendo, cosa succede con te? Imparo, sono qua per quello. Un passo alla volta semino chicchi di conoscenza, che paziente allevo felice per ogni germoglio che si libera. Citando il famoso filosofo Hobbes, le guerre si vincono o con la forza o con l'astuzia. E oggi proverò a vincere con la forza. Quindi scelgo tutti i concorrenti di sesso maschile. Togliti il grembiule. Devi lasciare la cucina di Masterchef. Grazie per le sgridate, per avermi fatto crescere, per avermi insegnato qualcosa in più in cucina, per avermi insegnato soprattutto qualcosa della vita. Senza uno sprone come il vostro non ce l'avrei mai fatta. Mi ricordo che una volta hai detto che volevi che la tua pancia e la tua testa si parlassero, ti ricordi? Ecco, io credo che questo sia veramente il segreto per diventare un grande chef. Eri davvero molto emozionato, Ivan. Sì, io sono così, cioè nel senso, non credo di essere molto sensibile, però metto tutto me stesso in quello che faccio, e quindi quando faccio qualcosa voglio farla bene. Se non riesco a farla e deludo comunque delle persone, prima di me stesso delle altre persone, in quel caso ad esempio la prima volta quando sono andato a rischio di esclusione, comunque c'era la chef Budel che portava un grandissimo piatto, io ho offeso lei, loro, i giudici, i telespettatori. Ma tu continuerai a cucinare? Io ho sempre cucinato, perché... No, ma dico professionalmente, ci provi? Professionalmente non l'ho mai fatto, tranne Masterchef, e comunque è tutto molto più estremo, diciamo. Se vuoi sono 2 mesi di registrazioni, registro ogni giorno, un condensato di vita... da brigata in pochi mesi. Ma qualcuno di voi gli cambierà la vita questo programma? Spero di sì. Ma vediamo tra 10 anni. Ci diamo tu una Maurizio, tu fai un altro lavoro, fai sì, io faccio copywriter, poi dipingo, ma adesso ho una mezza intenzione di scrivere un libro con Andrea. E un libro di cucina e abbiamo girato una piccola puntata pilota di una specie di trasmissione di due pazzi deliranti sulla cucina. Si chiamerà Capa Santa subito. Che era il tuo nome? Era il nome di Paola. Perché tu eri la capa del gruppetto. No, perché è nato una volta che facevo il capo squadra, questa una delle 1000 battute di Maurizio, ed era nato il Capa Santa subito. Ma il nostro libro invece esce a settembre. Veramente? Sì, di voi due? Ti ho portato una torta, ce l'hai là, c'è la torta già pronta. Te l'abbiamo portata oggi torta, pomeriggio. Libro. Mi facevo le mani intanto che ascoltavo Johnny Palomba agitata e nel frattempo torta. Facevo la torta, perché sono tutte ricette un po' leggere. Difatti, perché tu sei Mara, anche tu Mari, ti ha detto che sei bella Bastiani comunque. Me lo porterei a casa. Me lo porto a casa. Io, per aver dichiarato di non essere un cesso, semplicemente si è scatenato un putiferio, quindi... Quando l'hai dichiarato?
l'ho dichiarato in trasmissione. Ma non lo devi dichiarare te, per quello che poi vengono fuori casino. Te fai finta di niente. Ma no, dicevo appunto che per aver solo dichiarato di non essere un cesso e di quindi non ritenermi nient'altro che questo, è uscito fuori un putiferio, quindi sull'argomento preferisco. Non parliamo. No, perché poi questi giudici stanno anche avendo un grandissimo successo personale, di fascino, di seduzione, uno più dell'altro, ognuno ha i suoi preferiti. So che tu fai l'imitazione di Bruno. Ti? Scusa Daria, non ho capito. No, sai che una cosa importante è vedere quando la gente vede questi ragazzi che si emozionano, però per noi sono gente da masolare dalla mattina alla sera perché fanno dei gran mappassoni. Però Maurizio c'aveva dei bei mocassa, senza calze perché mocassa va senza calze. Ma chi è il più buono dei tre? Ma Barbieri, Barbieri A è una pop star, cioè Barbieri è esattamente, cioè lo vedete com'è. Cioè, lui non ha sovrastrutture, non ha filtri, è un mappazzone umano che ti invade con quel sorriso, così con le sue smorfie. Bastianich, secondo me, è un personaggio enigmatico, è forse più creativo nel comunicare di tutti loro. E abbiamo visto come la sua creatività nel lanciare piatti sta avendo successo. Ma quindi lo fa veramente quando lo fa, non è che finge, fa il personaggio, no, assolutamente. E quando c'erano piatti veramente brutti e tu sapevi già che Bastiani ci poteva lanciare un piatto, incominciavi già a schivare. Sì, è un po' come Matrix, capito, la cucina di Masterchef. Ragazzi, veniamo a lei, perché comunque il vincitore di Masterchef Italia numero 2 è stata l'avvocato Tiziana. E facciamogli un applauso. Facciamole un applauso, perché se lo merita. E vediamo qualcuna delle sue imprese. Sei? Tiziana, sono un avvocato e ho 41 anni, anche se non li dimostro. Come sono gli altri concorrenti lì fuori? C'è qualcuno di livello o tu sei sopra tutti? Io pensavo qualcosa in più. Maurizio, da chi e cosa? La cernia Tiziana. No! Vabbè, a questo punto prendo le uova di Tiziana. Sono stati cattivi, vili, scorretti. Perché sei la più forte o perché sei la più antipatica? No, forse perché sono più forte. Peggio per loro. Tirerò ancora più fuori la mia grinta, la mia determinazione per vincere questo Masterchef. Le meilleur. Aujourd'hui, c'est Tiziana. Noi abbiamo visto che tu hai messo l'olio quando la prova era terminata. A mio parere tu dovevi andare a casa oggi, perché non è giusto. Io più che chiedere scusa non posso fare. Cottura dell'anatra, molto bene direi. Complimenti per tutto. Grazie. Tu ti vuoi distinguere, puoi dire ai altri che io sono più brava, più intelligente per fare un piatto così. Non è quello che ha fatto anche lei per diventare quello che è? Sorprendente. C'è Tiziana che sta versando l'olio per friggere. La seguo. Tiziana ha appena messo i gamberetti al forno. Vince la seconda edizione di Masterchef Italia. È andata così, ragazzi. Non so c'era. Tra l'altro, sempre Crack oggi ha detto che Ducasse, per aggravare la vostra situazione, ha detto lei è brava, gli altri non valgono niente. Noi non c'eravamo da Ducasse. No, tu c'eri, allora tu non volevi niente. Io ma mi dispiace, ma pare che Ducasse... Ma comunque, durante la pubblicità... La notizia deve essere un po' zighina, perché durante la pubblicità mi sono venuti a dire che ha scritto
in diretta su Facebook che noi non l'abbiamo mai invitata, il che è falso, è così, perché l'abbiamo invitata e ci ha detto che con voi non veniva. Però, insomma, però visto che è un avvocato, adesso temo che mi... Non preoccuparti, ne conosco anch'io qualche centinaio. Vabbè. Sì, comunque, no, dai, Tiziana, stai qua che ti applaudiamo, sei bravissima. Io, tra l'altro, sono una sincera fan di Masterchef. E vi lo so, io mi ricordo. Vi devo dire la verità, per quello che ho visto io... Insomma, lei si meritava di vincere. Per quello che ci hanno mostrato, cioè quella brava era lei. Quindi. Beh, però il montaggio è avvenuto dopo la sua vittoria. Comunque, insomma, i piatti. No, sicuramente Tiziana è brava, non nessuno dice niente su questo. Non è che Maurizio fosse meno bravo, e soprattutto non lo era neanche Andrea. È chiaro che poi vince uno, no? Vince uno, vince magari uno. Vince anche quello che sbaglia meno. Infatti ci sono tanti fattori, non, lei è sicuramente brava, come erano bravi anche gli altri due, insomma i tre finalisti, uno per l'altro avrebbero meritato la vittoria nel caso. Adesso c'è il nero tassativo che voi avrete imparato. Ah no, voi non sapete cos'è la diretta. Eh no! Allora adesso c'è la pubblicità per forza. Ok. E poi riprendiamo, a tra poco. Che non ce la taglio i cucci dopo. No. Bentornati alle Invasioni Barbariche, siamo con Marika, Ivan, Maurizio e Paola di Masterchef. La finale l'avete vista insieme almeno? Certo. E come no? E cosa è successo? Ti dico solo una cosa, mio marito la mattina aveva male al braccio da tanto che ha shakerato il famoso drink Galloni. Ecco, la mattina si fa, ho male al braccio da tanto che ho shakerato. Quindi avete bevuto. Come gli assassini. E il povero Maurizio che si è visto perso. Maurizio ha abbracciato il bidet tutta la notte, era triste. No, perché ho acceduto un attimo nel Galloni del marito di Paola, a parte che a me basta un moncherì per... Ma invece no, ma vederti perdere, che effetti ti fa? Secondo me, vedermi perdere, cioè io ho sofferto di più vedendomi veramente in TV che dal vivo, quindi è stata una cosa abbastanza... È sempre così, la televisione... Sì, sì. Televisione amplifica tutto. È strano vedersi, però ci siamo divertiti poi, insomma... Poi no, in realtà mio marito per cercare di tirarlo su di morale faceva i drink belli carichi, infatti ho detto ma cosa hai fatto? Cioè Maurizio, soltanto a vedere l'etichetta, già barcolla, però vabbè, siamo sopravvissuti, è stato bello, la mattina avevamo un gran mal di testa, però c'avevo tutti i miei ragazzi in casa la mattina, bellissimo. Cioè... E adesso cosa farete senza Masterchef? Beh, cosa abbiamo fatto senza Masterchef? Già adesso avete avuto tutto il periodo in cui dovevate fingere di non sapere. Adesso siete liberi. Adesso siamo liberi. Potete parlare. Dai, una bella cena con Tiziana. Ma fate la pace. Tra l'altro noi abbiamo ancora la cernia di Tiziana. Ah, noi abbiamo la Beyoncé. Io l'ho rubato, si chiama Beyoncé. È in congelatore? No, è in acquario. Ti saluta. È viva? Ha fatto due bolle, si chiama Beyoncé, Daria. Si chiama Beyoncé. L'abbiamo salvata da un orrendo destino. No, era già morta quella vera. Però a noi piace pensare. Dai, Paola, una bella cena a casa tua. Inviti tutti, anche Tiziana. Vieni anche tu. Sì. No, ma certo, no, a questo punto vengo, così faccio da pacere, ci spieghiamo. Ci fai un'intervista, ci mettiamo lì col tavolo, ce l'ho anch'io di resina. No, nessuno lavora, anzi direi che prendiamo un takeaway giapponese da fuori. Occhio che ha iniziato a sudare. Io ho iniziato a sudare, Daria, no, scusate. Per farmi Tiziana, non mi riconoscono in... Perché non ti mettevi una bandana, Maurizio? Perché non ti mettevi qualcosa? Perché dicevano che dopo la prima puntata, poi non mi avrebbero più riconosciuto. No, incredibile. Perché con la bandana sembravo Nicola. Chiedevano perché non ti mettevi. Ma poi c'erano 40 gradi come qua a Masterchef, sì. E camera un po' fare sì con la telecamera perché c'era anche lui, sudavamo tutti tranne Paola, Marika e Ivan. No, Ivan non un caldo sudare. Tremendo. No, ma noi vedevamo solo te sudare. Sì. No, io sudo, io me la sono la mia sconfitta me la sono sudata. Bella. Ragazzi, secondo me qua l'unico modo per chiudere è con una poesia, Ivan. Vai, sei vai. Tu il letterato però della permettimi situazione. Permettimi di leggere, sì. Perché sennò... Mi raccomando che sia breve. Faccio solo la chiusa. Però direi che l'unico modo per chiudere questo surreale incontro è con una poesia. Dici come si intitola? T'amo. Vai. T'amo d'un amore che non t'ho mai detto, perché non ne conosco le vocali. E se mai le conoscessi non fiaterei. Amore, che bravo. In bocca al lupo. Grazie. Posso salutare gli amici di Twitter? Ma i nostri Twitch amici, Johnny. Dedica, vai. Devo portarmi la
era l'immaginetta di Johnny Palomba e poi tutti gli altri ragazzi. La prossima volta invitiamo anche lui. E come no? Ma andate Daria. Ragazzi che qua non si grazie, taglia, è tutto bella. In diretta. No, ciao Maurizio. Tutto in diretta. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Si vede, bacio a tutti. Ciao. 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 Ciao Marika, sei ciao. Bellissima. Grazie. Ciao Ivan, grazie di essere venuto così al volo.